ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Allora, come era successo l'ultimo episodio, siamo qui a Nevepoli. Non ho avuto assolutamente il tempo di finire di allenare la squadra, quindi cercherò di farlo in questo episodio qualche modo. Però cosa sicura che andrò a fare in questo episodio sarà quello di andare a battere la palestra di Nevepoli. Ovviamente farò tutti gli allenatori, così da livellare per bene, sperando che non usino tutti protezione. Glalib, che è un bel power abbastanza PS, infatti è stato più difficile da battere rispetto agli altri. Ok, direi di andare a battere quest'altro allenatore. E ci manda anche lui un Glalib, però è livello 44. Ok, abbastanza forte. Ok, livello 30 per Fighter. No, io non ho altri strumenti da dare a Fighter. No. Quindi non ho nulla per poterlo allenare. Allora, lui ci manda un Pidoswine. Terremoto? No, super efficace. Oddio, proverei a mandare Deku più che altro per il tentativo di... Meno male, non è andato a KO, semplicemente per dare qualche punto esperienza anche a lui. Allora, tra gli strumenti che abbiamo, sicuramente serve il revitalizzante e flamella. E super pozione non bastava. Ce la posso fare? Ok. No, non volevo andare di qua, bensì di qua e di qua. No, ce la posso fare. Ok, direi che questo allenatore sicuramente lo potremmo mandare KO. Se non ce la fa, ok, perfetto. Ok, altro ruolo fuoco contro Sneasel, che anche lui va a KO. Ok, Flamel a livello 45, Fighter a livello 31. E il nostro Fighter finalmente si evolve, arrivando a livello 31 nel nostro amico Lucario. E quindi possiamo dire che ufficialmente la nostra squadra è evoluta tutta. Ah, io volevo andare di qua perché volevo farmi pure quell'allenatore. Non so se è allenatore o allenatrice. Ok, te ti farò sicuramente, perché volevo battere anche te per allenare più o meno la squadra. Almeno Fighter, anche lui in questo caso, salirà di qualche livello. Ok, ok, sicuramente questo lo devo trovare. Ecco, devo trovare il modo per andare lì là. No. Allora, per andare di là sicuramente devo passare di qua. Eccolo qui. In teoria ce la dovrei aver fatta, spero almeno. Ok, Sneasel non lo KO,
ci manda un altro Sneasel. Questo ordello un po' più alto. Ok, in teoria ce l'avrei dovuta fare. Ok, fare tutte le palle di neve. E parte la sfida contro Bianca, il capopalestra di Nevepoli, che dovrebbe essere il penultimo, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere proprio il penultimo. Ok, direi di cominciare a usare pure fuoco bomba, che me l'ero messa da parte di proposito. Ci manda pure a buona Snow. Però non è abbastanza potente per contrastare Flamella. Ok, questo è Froslass, che è il più forte dei Pokémon che ha. Ok, dovrebbe, infatti è andato KO. Io direi di mandare avanti Rainbow. Che davvero. Ok. Con morso, magari ce dovrebbe fare. Sta usando parecchi doppio team, sperando che veramente non ne usi troppi. No, ce la può fare. No, non volevo andare qua per... Se no, non te l'avevi distratto. Stavo giusto, perché mi serve rivitalizzante per Flamella. No, non devo usare. Diciamo che... Ok, uno shock in teoria non dovrebbe fallire in nessun caso. Più che altro il mio obiettivo era la speranza di paralizzarlo. Cosa che non, ahimè, non è avvenuta. Però io ho passato l'attacco. Ok, vediamo se questo giro ce la dovrei fare. Ok, ce la dovrei... Sì, perfetto, ce l'ho fatta. Quasi alle 46, però livello 33 per Lucario. E non insegno danza spada. Ok, otteniamo medaglia a ghiacciolo. MT72, che contiene Slavina, che è molto molto forte come mossa fisica. Allora, la domanda è: tra le varie mosse che ho, quindi la nostra Madascara roccia, chi la vuoi insegnare? La insegnerei molto volentieri a Fighter, perché al posto di finto attacco, per il semplice motivo, è utile che Fighter conosca una mossa di tipo normale, cioè meglio, una mossa di tipo diverso rispetto alle varie mosse che normalmente conosce, che sono prevalentemente di tipo lotta, quindi... Ok, direi di cambiare Pokémon davanti. Assolutamente. Ok, allenatrice. Buona cosa, buona e giusta, così guadagno un po' di punti esperienza, che ripeto non fanno mai male. Ok, altro Clefairy. Sì. Ok, direi di ricurare, più che altro per far recuperare quei PP mancanti a Torterra. Allora, diciamo che per quanto riguarda Pokémon Platino, cioè la prossima serie, perché visto che Pokémon Platino è quasi finita la serie, ho già in mente la Terror Panno, ho già in mente la prossima serie che sostituirà
Pokémon Platino. L'unica cosa che vorrei chiedervi è se volete oppure no il dopo Lega, quindi tutto ciò che avviene dopo aver acquisito vinto la Lega, quindi l'esplorazione dell'area provvista, l'area lotta e l'area svago, e diciamo cose tipo, diciamo, penso dal punto di vista esplorativo può darsi che farò tutto, però non so se fare cose opzionali tipo, quindi, tipo nella svago ci sta il discorso delle come si chiama, non mi viene il nome, dei fiocchi, e non so se fare cose del genere, esplorare quel posto, diciamo ottenere i fiocchi per esplorare lì oppure no. Comunque fatemelo sapere nei commenti. Ok, otteniamo gonfia Roma, il che va bene. Direi di andare verso di qua. Qui non ci sono strumenti, vero? No. Ok, serve una chiave speciale. Ovvero io avevo la bicicletta. Ok, questa è quella più veloce. E... ok. Ok, perfetto. Quindi ora devo andare nel deposito, così il nostro amico membro della polizia internazionale, ovvero Bellocchio, ci aprirà la porta. Strumento, che sarà questo strumento? Una nero pietra. Ottimo. Tu sei allenatore? Ok, no. Ok. Questo spero sì. Ripeto, io me li farò tutti gli allenatori. Abbiamo pure evitato l'attacco, meglio. No, veleno denti no. Ecco, ci ho pure avvelenato. Allora, al prossimo, appena l'opportunità di andare a fare un po' di spese, perché i vari strumenti cominciano a finire. Intanto abbiamo ottenuto uno zinco mentre parlavo. Ok, un door di tipo fuoco, però siamo riusciti a farlo prima di tentare, poi ha fallito. Ok, ci manda un macro. Là. Poi mi devo ricordare che Deku ha come mossa mega assorbimento. Ok, altra allenatrice, vero membro del team Galassia. Ci manda un Glimmiao. Direi di utilizzare un paio di mega assorbimenti. Non posso più perché ci ha utilizzato Incanto, che ci ha abbassato l'attacco speciale. Allora, non ricordo mai, ecco, qual era l'ordine, però otteniamo MT49 Scippo, che era la cosa che volevo in assoluto. Più che altro Scippo non è che mi sarà tanto d'aiuto. No, io volevo... ok, non volevo andare di qua. Quindi penso tornerò indietro
per poter esplorare, diciamo, tutto. Ok, mi serve una sveglia su Deku. Ok, se non avessi usato ipnosi magari avrei avuto più PS del 34 per Fighter. Vediamo quanto gli tolgo. Ok, più o meno. No, ok, sembrerebbe che toglie parecchio. No, è che allora speravo che non mi mandasse KO. Ok, otteniamo lo blu disco. Giusto per così vediamo. Ok, sì, qui si va avanti. Quindi direi assolutamente di tornare indietro. Perché no, non volevo spostare Deku, bensì Rainbow. Per il semplice motivo, così nel caso. Ora. Più che altro per il semplice motivo, così se mi dovesse andare KO Deku, o comunque Rainbow che mi va avanti. E comunque Deku, no, devo dire Rainbow ha parecchi punti esperienza, cioè punti vita SP. Ok, diciamo di andare avanti con Raggio Aurora. Comunque queste regole danno parecchio. Ok, tu mi dai qualcosa di utile, a parte dei soldi e la vittoria, da qualcosa di utile. No, però direi che ti batto molto molto volentieri. Ok, altro allenatore. Allora direi usare Raggio Aurora e anche Rainbow salirli per andare One Hit KO, sperando che riesco a batterlo con un colpo solo. No, perché ho usato brutto colpo. Voglio provare a usare Fighter con... ok, meglio così. Intanto sale a livello 35. Ok, quindi qui in un secondo momento ci tornerò. Intanto mi sono fatto questi allenatori. Allora, in teoria ce ne dovrebbe essere un altro, che è questo qui. Qui troviamo Fango Bomba. No. Ok, non c'è allenatore. Qui dovremmo trovare una gara chiave e quindi direi tranquillamente di tornare lì, buttarsi questa è la chiave che servirà in quel luogo lì dove la porta è chiusa. Diciamo che il mio obiettivo è semplicemente quello di esplorare bene, per più che altro per i vari strumenti che si possono trovare. Ok, la porta è aperta. E troviamo un strumento frustrazione, che è utile per all'inizio del gioco, ma mano a mano che si va avanti diventa praticamente inutile, perché frustrazione è una buona mossa, se nel senso la potenza di frustrazione varia a seconda dell'amicizia che ha l'allenatore con il Pokémon. Mentre ritorno, all'aumentare l'amicizia aumenta la sua potenza. Frustrazione al posto, quindi meno sono amici e più è potente la mossa. Direi che a questo punto del gioco, con la squadra che mi ritrovo, sia bene o male inutile avere questa, insegnare questa mossa a un membro della squadra. Ok, otteniamo. Ok, curiamo la squadra con Fighter livello 35. Ha praticamente recuperato il livello del resto della squadra. Mi fai passare.
Allora, sicuramente devo andare a vendere un po' di mosse che magari non mi servono. Falso finale è utile che lascio almeno con una PS l'avversario. Attrazione non mi serve. Fuoco bomba può sempre servire. Fuoco bomba pure. Frustrazione sicuro è da vendere. Anche tossina e grandine. Allora, bacche no, messaggio non ne ho, strumenti particolari non ne ho, zinco col cavolo che lo vendo, e quindi posso tranquillamente, no, quindi te non c'è bisogno di comprare nulla. Ok, sicuramente mi servono due super pozioni, possono servire. Ok, pozione max non mi serve al momento, dato che le iper pozioni ancora vanno più che bene per la squadra, anche perché costa più il doppio e non è che proprio siano economiche. Ok, direi di andare avanti. Ok, ovviamente mi farò lotta in singolo, così per il semplice motivo che alleno meno Pokémon alla volta. Ok, intanto ci usiamo lo sguardo e veleno denti. Ok, vediamo. Ok, ancora non è a livello 43, ma ci manca veramente veramente poco. Oh, cacchierola, attacco d'ala è abbastanza OP. Allora direi di usare tranquillamente raggio aurora. Allora, ci sta un perché io sto allenando, nonostante mi mandano Pokémon più forti di tipo contro Deku, lo lascio in squadra per il semplice motivo che voglio allenare lui. Ok, ok, intanto ci ho usato malo sguardo. Direi di non rischiarla più di tanto e poi usare l'iperpozione. Appunto, ci ho usato Erasorio. Allora, intanto ci manda un door. Approfitto per portare l'ello 42, spero. No, non ci arriva. Speravo che arrivasse l'ello 42. Allora, qui ci sta qualcosa? Sì, altri due pannelli. Tu sei allenatore? Sì, meglio. Ci manda poi con due. Vediamo se con mega assorbimento riesco a fare qualcosa. No, proviamo un morso, ok. No, speravo in qualcosa di più. Però intanto Rainbow va a livello 42. Ok, per il momento di qua non voglio andare, perché voglio ottenere qualche strumento extra. Un rivitalizzante max è veramente veramente buono. In occasioni più che altro rare, più che altro quando andrò a catturare vari leggendari, oltre a quello dopo Giratina intendo, che non che nel senso che dopo andrò a catturare i vari leggendari dopo Giratina, che me, perché Giratina posso catturarlo con la Master Ball, invece poi successivamente non ce l'avrò più la Master Ball, quindi mi serviranno altri modi. Quindi in alcuni casi per i leggendari avere
una mossa di un realizzante max potrebbe essere utile. Ok, finiamo il discorso di Cyrus velocemente. Ok, ah, 27 anni Cyrus, lo sto scoprendo ora per la prima volta. Si vede, non è che l'ho mai letti bene bene i vari discorsi. Letto, ottimo, no. Sì. Ho approfittato del letto per riposarmi, così almeno la squadra livella un pochino, cioè nel senso recupera PS e mosse un po'. Ma non volevo usare mega assorbimento. Ok, andiamo avanti di foglie lama. Ok, lo 36 per fighter. Non vedo l'ora che arrivi al 48. Così il cioè il 48 di livello 40, così può cominciare ad allenarsi da solo contro gli allenatori, intendo, perché ora come ora riesco a far allenare da solo solamente con i selvatici. Ok, quindi va, ok, ma basta attacco, attacco speciale al minimo. Infatti l'unico che posso usare è morso, una speranza che te Groyank tentenni. Allora io torno giù per il semplice motivo di riposare, oh, una poche bambola, e di riposarmi e quindi far recuperare a Deco tutte le forze necessarie. Sono tre. Troviamo una proteina. Ok, qui troviamo un altro strumento, è un Elixir Max. Ottimo. E ci sarà utile poi in futuro al Monte Corona Elixir Max. Ok, porta, e finalmente posso battere, cioè posso combattere contro Cyrus. Allora contro Sneasel direi di usare Flamella con ruolo fuoco. Sicuramente sarei a livello 36, no? Ah, ho usato Crobat. Quindi devo sperare. Ok, no, è andato KO. Vediamo se con forza riesco a mandare KO o no. Allora, direi di utilizzare Onda Sciocca. Tanto è infallibile come mossa, anche se è un po' più debole rispetto a Fulminente. Allora devo leggere, manda a un crovo. Direi di mandare Rainbow. Penso che Raggio Aurora, se non ricordo male, Raggio Aurora è super efficace. Esattamente. No, cioè nel senso, no, si è super efficace, ma non bastava per batterlo. Ok, come non detto, stanno mandando qualite che io ho. Siamo in assalto. Allora, ok, lui c'è la pacca. Ok, perfetto, abbiamo battuto anche Cyrus. Allora direi, ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace e di e seguirmi tutti su Facebook. Nel prossimo episodio andremo, salveremo
Adelph, Mesplitter e Uxie ci dirigeremo all'interno del Monte Corona. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando il mi piace, l'iscrizione e ciao a tutti voi.